Chi segue The Boat Show sa che ogni anno partecipiamo al Barracuda Tour, un evento che vede coinvolte una ventina di imbarcazioni ed altrettanti equipaggi che si sfidano in una gara di pesca. Le imbarcazioni sono tutte uguali, i Barracuda 7, 8 e 9 di Beneteau, motorizzate con fuoribordo Suzuki da 150 o 200 cavalli. Il Barracuda 8 è uno sport fishing di notevole interesse per il buon rapporto tra la sua dimensione e il suo prezzo, che infatti parte da 30.000 euro più le tasse. Utilizza una delle carene più evolute di Beneteau, con linee strette nel dritto e nella ruota di prua e volumi più ampi ai masconi per aumentare lo spazio interno. La carena Airstep è un brevetto di Beneteau per migliorare la scorrevolezza dello scafo. Pattini e step particolarmente elaborati fanno crescere la spinta idrodinamica in certe aree per sollevare ancor più la barca e farla correre con minore resistenza. La coperta è asimmetrica, il passavanti di dritta è più largo, quello di sinistra più stretto, così lascia più spazio alla timoneria. Il pozzetto potete configurarlo da pesca o da diporto grazie al divanetto mobile. C'è una versione con la porta scorrevole a poppa che unisce interno ed esterno come sui grandi yacht. Sotto il ponte di prua la cabina con cuccetta e toilet. I francesi sono maestri nel trovare soluzioni all'insegna della praticità, come questo tavolino che dal celino scende alla giusta altezza. Noi non abbiamo mai vinto, abbiamo ingaggiato campioni italiani, esperti del luogo, ma non c'è stato nulla da fare. Siamo sempre arrivati nelle ultime posizioni della classifica. In primavera hanno fatto le selezioni degli equipaggi, fino a ieri ci sono state le semifinali e da domani inizia il gran finale. Noi quest'anno siamo stati esclusi, ma se ne pentiranno! Tanto per cominciare, siamo andati a trovare il campione del mondo locale, Francis Cousinet, che ci ha consegnato l'attrezzatura migliore e ci ha consigliato dove andare a pescare. Quest'anno abbiamo un'arma segreta, un super campione, Marco Volpi. Marco, che ci fai qua alla Rochelle? Qua alla Rochelle è un posto che ci sono venuto diverse volte anche per fare due campionati del mondo, nell'88 e nel 2012. E siamo qui per il Barracuda Tour, che è una gara sponsorizzata da Beneteau e da Suzuki. Effettuiamo oggi un'uscita in pesca per vedere se catturiamo dei pesci tipici di queste zone. Sono i due, diciamo, i pesci tipici, la spigola, che in questi posti è chiamata lupe, lupe de mer, e le congre, che sarebbe il grongo. La giornata, come vedete, è molto molto ventosa e ci obbliga a stare sotto costa e andremo in una zona ad insediare appunto i gronghi. Noi dobbiamo dimostrare a quelli dell'organizzazione che ci hanno escluso quest'anno dalla competizione che in realtà meritiamo di partecipare. Certo, certo, cercheremo di fare bella figura. Coi pesci non c'è mai la certezza, lo dico sempre io. Però vediamo di far possibile oggi. Abbiamo lasciato il porto di La Rochelle e ci stiamo dirigendo in Atlantico. In genere questa zona di mare è abbastanza protetta, è diventata un celebre porto di pescatori proprio perché le isole qui attorno riparano la costa. Oggi però il vento è sfavorevole, entra anche in questo golfo e lo subiremo. Questa imbarcazione è il Barracuda 8 di Beneteau ed è motorizzata con due fuoribordo Suzuki da 150 cavalli. Questo motore ha la stessa cubatura del modello da 200 cavalli, 2867 centimetri cubici, quindi ha sicuramente tanta coppia. Non ha il variatore di fase, ma ha il doppio condotto di aspirazione, in modo che ai bassi regimi si possa utilizzare una grande riserva d'aria e ai più alti regimi sia invece possibile immettere aria in camera di scoppio attraverso condotti molto brevi, ideali per quando
si viaggia velocemente e c'è bisogno di portare tanta aria rapidamente dentro un cilindro. Oggi le condizioni non sono quelle ideali, spesso le gare di pesca ci fanno subire il mare mosso e il vento teso. Ma perché vi sto continuando a parlare della coppia del motore? Perché è importante, quasi quanto la potenza, quando si deve spingere un'imbarcazione come questa, così grande, anche abbastanza pesante, e poi con una tuga così importante che ha molta presa al vento. Un'altra caratteristica di questo fuoribordo, sempre adatta a questa tipologia di scafi, è l'elevato rapporto di riduzione al piede. In pratica l'elica gira 2,5 volte in meno rispetto all'albero motore. È un po' come se in auto ingranassimo una marcia più bassa. Ci serve per spingere ed è esattamente quello che succede in barca, perlomeno con scafi di questa forma e tipologia. Stiamo navigando a circa 20 nodi di velocità con i motori a 3800 giri minuto. Il Barracuda 8 è un'imbarcazione di 8 metri di lunghezza, 2,77 metri di larghezza e ha un peso a vuoto di 2,6 tonnellate. Non si comporta male su queste onde, ma mi chiedo cosa succederebbe se accelerassi ancora un po'. Perbacco, riesce a stendersi sulle onde e non si comporta per nulla male. Oggi non si può spingere al massimo, lo vedete? Stiamo sollevando noi stessi una scia piuttosto alta perché impattiamo con le onde, ma in maniera non brusca. Veneto ha realizzato su questa carena una evoluzione del suo sistema Airstep, si chiama infatti Airstep 2. In pratica, con una particolare forma delle linee d'acqua, riescono a far affluire aria sotto lo scafo e questo serve per farlo correre più velocemente. Ma ci sono anche dei punti in cui c'è una maggiore spinta idrodinamica che solleva di più lo scafo e diminuisce la sua resistenza sull'acqua. In realtà una barca del genere non deve correre velocemente, deve essere soprattutto capace di tagliare le onde e lo fa molto bene perché il dritto e la ruota di prua sono davvero affilati. E poi deve essere anche in grado di essere abbastanza stabile alla fonda quando ci si ferma a pescare ed è per questo che le sezioni poppiere non sono particolarmente affilate, almeno non tanto quanto quelle delle barche americane. Qua ci sono un po' di spruzzi, meglio attivare i tergicristalli. Ah, senza rendermene conto ero passato a 25 nodi di velocità. Oggi non riusciremo certo a toccare la massima velocità di questa imbarcazione che, per la cronaca, vi devo dire che con questa motorizzazione 2x150 cavalli è di oltre 38 nodi. Ho dovuto cedere il timone a Marco, che però ha trovato una zona di pesca che forse è piuttosto interessante. Che dici, Marco? Sì, abbiamo trovato una bella scalumata. Una scalumata è una parola che si usa in gergo pescati, pescatori. È praticamente un promontorio dove si nascondono e dove vivono i gronghi e anche altri tipi di pesci. Ma oggi la nostra attenzione sarà rivolta proprio alla cattura dei gronghi. Non mi intendo di pesca. Però, considerata l'altezza di queste onde, devo dire che questa barca è piuttosto stabile alla fonda. Abbiamo impiegato un po' di tempo per trovare il punto esatto dove pescare. Abbiamo dato fondo all'ancora e adesso Marco ha cominciato l'attività. Marco, ma tu riesci a riconoscere il pesce guardando la lenza, guardando sì, chiaro, la chiaro. Punta della canna? È chiaro, è quello che ci segnava la tocca del pesce, quando il pesce afferra l'esca e poi a secondo delle specie, a secondo della lenza che utilizziamo, dobbiamo lasciarlo mangiare un attimo per consentirgli di afferrare bene l'esca nell'apparato boccale. Quanta sensibilità ci vuole per fare il pescatore? Per certe pesche sì, per certe pesche bisogna avere veramente il massimo della sensibilità. E per altre pesche un pochino più, diciamo, grezze, come si dice, diciamo, in gergo, tipo la pesca al grongo, è un pesce che
abbastanza famelico, un pesce che non sta lì a guardare tante sottigliezze. Questa tecnica di pesca come si chiama, Marco? È una pesca che viene fatta sulla roccia viva, quindi dobbiamo sempre far saltellare il piombo. E questa è una tecnica che si adotta nella canna da natante, la specialità che faccio io, che è la regina delle tecniche di pesca dalla barca. L'altra parte del team Suzuki Italia è sul Barracuda 9. Speriamo che loro abbiano una fortuna migliore della nostra. Ecco uno. Vai, vai. Oh, guarda non è, qua. Non è della taglia che volevamo, eh? Ah, è bellino. Però ci sono degli esemplari veramente, veramente grandi, eh? Raccolte delle alghe mentre veniva su, bisogna stare attenti sempre all'apparato boccale. E ora provvederemo a catch and release, quindi a slamarlo e a ridargli la libertà. Certamente. Questo è un tipo di pesca no kill, cioè senza uccisioni. Sì. Per il gusto di fare dell'attività sportiva, ma senza poi possibilmente far soffrire, certo, la preda. Certo. Ecco, liberato e gli diamo la libertà. Volevamo riscattarci nei confronti dell'organizzazione del Barracuda Tour e invece, Marco, che è successo? No, giornata molto molto difficile, giornata partita veramente in salita con molto vento, molto mare e pochi pesci, cioè pochi perché comunque non c'erano le condizioni ideali per poter posizionare la barca ancorata nel punto giusto per poter realizzare diverse catture. Non abbiamo pescato molto, però eravamo fuori pesca, quindi abbiamo deciso, col meteo che stava peggiorando ulteriormente, di rientrare e goderci l'entrata nel porto e magari qualche bel ristorantino dalle parti qui in centro alla Rochelle, che ce ne sono di quelli veramente tipici e buonissimi, Maurizio, no? Benissimo, allora voltiamoci e gustiamoci questo ingresso tra le due torri. Meravigliose, la torre di San Nicola, la torre della catena e lì dietro di te c'è la torre del faro. Veramente bella la roccia. Paesaggio veramente bellissimo, io me lo ricordo, ci sono stato la prima volta a 18 anni a fare un campionato del mondo e oggi diciamo è un bel ritorno in questa cittadina francese, veramente bella.